Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Mimmo? Pronti? Mimmo, vorrei io. C'era stato un qui qua, abbi pazienza. Buongiorno Valentina, buongiorno, buon appetito a tutti. E un saluto ovviamente a tutti coloro che giocano in trasferta. Eccoci. Tanti belli. Eccoci, buongiorno, siamo venuti. Buongiorno. Siamo venuti. Ciao Mimmo. Mimmo in pullman. Ma dai, già smette, già parte la pubblicità. Mi fate sentire subito il clacson. No, quel pullman là, no quel pullman. Ecco. Scusa, una volta se andavi a Terni che andavi col treno, che elicottero, che aereo, andavi in Mimmo pullman. Riccardo ci ha portato tutti in ritiro ieri sera. Ma dai, sì, dove? È una fiaschetteria, dove? Sì, sì. Esattamente. Ma un ritiro spirituale oppure? Anche. No, c'era tutto quello che ci doveva stare nei ritiri. Per essere concentrati per l'esterna, capito? Perfettamente. Come sta avvenendo questa sera? Immagino come al solito in maniera splendida, diciamo. Un trionfo. Un trionfo, benissimo. Quindi? Quindi tu hai fatto finta tutta la settimana che non succedeva niente, però saremmo arrivati domani. Come ho fatto finta? Spiegami. Sì, non ne puoi parlare perché te sotto, te sopra, invece domani è. Stiamo parlando di Palermo in Genova. Ah, pensa, no, perché dici non ne volevamo parlare, forse di Palermo Empoli non ho parlato, ma di Roma Genova in qualche modo sì. Sì, arriva. Arriva, è una partita fondamentale per l'economia della squadra in questo campionato, una partita che resterà comunque nella storia della Roma perché segnerà qualcosa di storico appunto per la società giallorossa, l'ultima partita del capitano della Roma per tanti e tanti anni, il più forte giocatore della storia, ho già nominato tre volte storia, e quindi sarà sicuramente una data di quelle che noi ci ricorderemo. Ci ricordiamo il 17 giugno 2001, ci ricordiamo il 28 marzo 93, tanto per citarne alcune, no? Ci ricordiamo l'8 maggio del 1983, quando la Roma vinse lo scudetto a casa del Genoa. E quella di domani resterà comunque una data scritta per i cubitali per tanti motivi, proprio nella storia della squadra, della società e forse, senti che ti dico, anche della città, perché credo che comunque sia. Ma sarai allo stadio, Mimmo? Ma queste sono cose che attengono alla mia privacy, certo, però. Lo sapevo, mi rispondevi così. Però non è che posso dare delle notizie di questo genere. E, ci sarà tanta gente, su questo non c'è dubbio, ci sarà tante persone che magari verranno per non tanto per vedere Roma-Genoa, Ericam, ma per vedere giocare sì. Francesco Totti adesso. Sì. Resta da capire insomma quanto giocherà, se giocherà, perché c'è sempre questo punto interrogativo, no? Però poi c'è la partita e la cosa più importante è la partita e poi quello che succederà durante la partita lo scopriremo piano piano, come raccontava quell'amichetto tuo, lo scopriremo solo vivendo, piano piano. Mi pare che ci hai chiuso un pezzo. Vabbè, però è una roba antica. È il primo che ho letto, ovviamente. È una roba antica. Mimmo, io non ho mai fatto in vita mia la distinzione, cioè non può essere una partita in più, una trasferta in più che fa un tifoso più romanista dell'altro o più della Roma dell'altro. È vero, hai fatto. Chi domani. Non l'ho mai fatto. No, nel senso che hai fatto nel senso che non l'hai fatto. Sì. Mi sono spiegato male, però sì, hai ragione. Però la domanda domani te la faccio. Domani me la fai? La domanda per domani. Ah, per domani, scusa. Chi domani va per Totti e per salutare Totti? Tanti andranno. È la stessa cosa? Credo che tanta gente domani andrà allo stadio per vedere giocare Totti l'ultima volta con la maglia della Roma, insomma, e questo credo che sia assolutamente fuori di dubbio, proprio per la risposta che c'è stata in maniera immediata quando sono stati messi in vendita i biglietti per questa partita e sono stati polverizzati in poche ore, cosa che non era mai accaduta oppure che non accadeva più da tantissimo tempo. E quindi è evidente, Riccardo, che tanta gente domani andrà allo stadio per vedere Totti più che Roma-Genova. Poi di fatto vedrà entrambe le cose. Anzi, da un certo punto di vista è più sicuro che c'è Roma-Genova che Francesco Totti in campo. A meno che Spalletti alle 3 dica domani Totti gioca dal primo minuto, non lo so, può darsi, faccio un po' fatica a crederlo, però tutto può essere, anche per un discorso cui accennavamo ieri, no? Nel senso
È chiaro che essendo tantissime le persone che andranno lì per vedere Totti, ma certamente se Totti non sarà in campo, in qualche modo, tra virgolette, reclameranno la sua presenza, no? E potrebbe crearsi una situazione un po' particolare. A quel punto, volendo proprio tagliare tutte le teste a tutti i tavoli del mondo, tu fai giocare a Totti dall'inizio e vedi quello che succede. Non credo. Oh, che... Mimmo, a proposito di questo, dica. Stamattina noi l'avevamo quasi, veramente la tira fuori Federico, questa tesi che è un po' una strategia, però dici, io metto Totti dall'inizio. Beh, ne parlavamo anche me... senza voler nulla contro Federico, no, però no, ne parlavamo pure ieri. No, aspetta, okay, se tu no, Federico. Che ha citato che sei ma stato dai, tu a dire grande, sì. Grandissimo. Ah, noi poveri ma onesti, veramente, guarda. Belli proprio non più, No, no. Cioè, proprio c'è niente da fare. Mimmo, io un pochettino sì. No, ho quell'occhio, lascia perdere, lascia perdere. Sarebbe una strategia, nel senso, pensa, Totti scelto per strategia e non per differenza tecnica. Guarda, potrebbe essere qualsiasi cosa, ricca, ma non lo sapremo mai. Nel senso che Spalletti, qualora dovesse annunciare la presenza di Totti al primo minuto, poi comunque la spiegherebbe con una motivazione tecnica, e se non fa giocare Totti al primo minuto te lo spiega allo stesso modo con una spiegazione tecnica, quindi va bene tutto, cioè non lo sapremo mai in realtà cosa può portare all'una o all'altra cosa, capito? Quindi vediamo quello che succede, se lo dirà bene, se non lo dirà fa niente, ma può essere anche che lui non lo dice e poi domani lo fa giocare, senza che oggi lo annunci, insomma, quindi è tutto in divenire. Credo che Spalletti sia molto focalizzato sulla vittoria della partita, perché vuole lasciare la Roma seconda in classifica, perché lui che in questo modo si potrebbe presentare dove si presenterà con un biglietto da visita ancora più scintillante rispetto a quello che già adesso, dice io so questo qui, vedete? L'anno scorso ho fatto 87 punti record di quella società e quindi eccomi qui pronto per questa nuova grande avventura. Io devo riuscire ancora a farmi dire da qualcuno se lui va via perché non vuole più restare qui o perché le motivazioni sono di natura professionale, nel senso dall'Inter gli danno più soldi, fanno un contratto diverso, gli sono più prospettive di mercato, questo non lo so, però anche questo, Riccà, non lo sapremo mai, in fondo non ce lo dirà mai, è giusto anche che non ce lo dica, ognuno fa quello che gli pare, lui è arbitro del proprio destino, nel senso che è in scadenza di contratto e quindi si accasa dove meglio vuole, no? Se lui avesse voluto restare a Roma avrebbe avuto tutte le porte aperte per farlo, ha deciso in maniera diversa e va bene così, in bocca al lupo a partire da lunedì. Assolutamente sì. Mimmo, se il nome di Francesco viene fatto, sì. Tu l'hai fatto? No, io non ho fatto niente. Va no, bene, allora. No, però non so se ne avete parlato questa mattina, però avete notato un filmato che girava ieri e gira ancora oggi sui vari social della Roma? Allora, sì, vi spiego. Sì. La Roma da un po' di giorni sta mandando dei filmati celebrativi di Francesco Totti. Sì. In uno che è stato pubblicato ieri, credo, a un certo passa momento passa di Francesco senza nessun motivo, Riccà. Cioè, se tu me lo so rispizzato 100-120 volte quel video. Non c'è un motivo, uno, per quell'inquadratura. Con Di Francesco che entra in campo, dissolvenza, esce dalla scena. Totale, forse, 2 secondi. Forse. Ma che motivo... Cioè... Mazza, così previdente, così ingegnosa, magari così la Roma puntuale. Ti può mangiare... La Roma magari ti può mandare subliminale. Un messaggio, perché no? Perché no? Cioè, però dico, se... Scusami Riccardo, sì. Quante volte l'abbiamo detto? L'Inter lunedì scorso ha chiamato i giornali e ha detto Spalletti sarà il nostro allenatore. È stata la società a dirlo, attraverso l'ufficio stampa, no? Non è che qualcuno ha sentito Sabatini dire Spalletti sarà il nostro allenatore. Hanno fatto parlare l'ufficio stampa, quindi loro, com'è? Relata refero, Gabriele? Così mi dice. Ambasciatore sì. Non porta pena anche, no? Ieri Conte ha detto, no, io resto al Chelsea, Riccardo tu ricordi che c'era un piccolo punto interrogativo, no, ne avevamo parlato perché poi dopo noi dimo un sacco di cazzate, però qualcuno di tanto la indoviniamo, sì. ma solo per fortuna, per puro caso, ci mancherebbe pure. Iniziamo a indovinare. E quindi Spalletti la prossima settimana verrà ufficialmente nominato allenatore dell'Inter e allora c'è una strategia di comunicazione. Allora, io ti dico, magari sono malato io, facciamo che sono malato io, però il passaggio di Francesco davanti a Totti
in quella videoclip, in quel momento del videoclip non c'entrava niente, andatela a vedere, 42esimo secondo, andatela a vedere, non c'entra niente, cioè Riccardo, sono quelle cose, tu che hai fatto teatro, no? O anche hai fatto cinema, televisione, eccetera, eccetera. È una scena che o c'è o non c'è, non cambia niente ai fini del prodotto complessivo, no? Sì, si può chiamare messaggio, citazione. Però, poi, capito, sì. Però se c'è, perché qualcuno ci ha voluto lasciare. Oh, allora adesso, la posso fare domanda? La pubblicità magari ve l'andate a vedere o a rivedere per chi l'ha visto e poi magari ne riparliamo. Dimmi Riccardo, scusami. Quindi se è circa una mesata, grosso modo, che gira suo nome, vuol dire che Spalletti aveva detto? Fate conto che c'è Stollano. Vuol dire che la Roma, come insomma era abbastanza prevedibile, nell'attesa che Spalletti desse una risposta definitiva si stava a guardare intorno. Se poi Spalletti gliel'ha detto o non gliel'ha detto, questo lo sanno soltanto Spalletti e la Roma. E cito le parole di Monchi che alla sua prima conferenza stampa ha detto tutte quelle cose belle su Spalletti, cercherò di farlo restare. Tu la puoi interpretare in due modi: uno, che Spalletti già gliel'aveva detto, appunto, esatto, o che pure non gliel'aveva detto e prendeva atto di una certa situazione. Detto tutto questo, va bene tutto, nel senso, perché tu puoi andare a Spalletti e dici scusa, ma perché non hai detto? Lui dice c'è da giocare al secondo posto, insomma è tutto filato in una certa maniera affinché nessuno possa rimproverare niente a nessuno sotto quell'aspetto. Secondo me, Erika, non so tu più a che ne pensi, la strategia è stata una strategia particolare. Spalletti, nel momento in cui dice io resto se vinco, nel momento in cui non vince lui dice io non ho vinto quindi me ne vado. E di conseguenza che gli vuoi dire? Non è che ha tradito una parola, non è che ha detto io rimango comunque. Quindi proprio se va tutto a intersecare, a intrecciare, detto che se Spalletti avesse avuto la voglia di restare a Roma sarebbe rimasto, cioè nel senso che poi il destino se l'è scelto lui, come è giusto che faccia una persona che ha la possibilità di farlo avendo un contratto in scadenza. Però sotto questo aspetto io credo che nessuno in qualche modo possa dire tu hai fatto così, perché tutto si è concatenato, anche se qui devo citare Gabriello Ziantonio, che usò il termine exit strategy. Strategy. Esattamente, un po' di tempo fa, che ha rivendicato tutto le chiacchiere, il modo di fare, le parole di Spalletti come il prepararsi la via d'uscita, giusto? Eh sì. Gabriele, e tu sei ancora convinto di questo, ma come ne sei convinto te? Ne sono convinti tanti, Magari sono convinto anch'io, che ne so, magari anche Piero, Riccardo, magari non lo vogliono dire o non lo penso, non lo so, però... No, io non so tanto. No, aspetta, ho un modo di dire, sì. Ho citato te perché mi permetto di citarte, ma... No. Mi fa piacere. Ah, ok. E quindi di conseguenza ognuno può pensare a quello che gli pare, perché la faccenda bella, visto che stiamo parlando ancora di calcio, no, dei massimi sistemi della vita, di economia e finanza e di politica, è che ognuno si può fare una propria idea. Per me questo ha detto una cazzata, sì, però... Ma devi articolare come l'ha detta e quando l'ha detta, quindi di conseguenza alla fine si andrà a finire questa faccenda, che Spalletti otterrà quello che voleva, cioè non rimanere alla Roma, e la Roma sapeva, probabilmente aveva capito, credo in maniera definitiva, dalla famosa pizzata a Via Veneto, quando Franco Baldini venne chiamato amico di Spalletti per cercare di convincerlo, e se non c'è riuscito lui non ci riesce nessuno, furono i commenti di quel post pizza, te lo ricordi Riccardì? Sì. Esattamente, e lì da quel momento la Roma ha capito che non se ne faceva niente. Casualmente, il giorno dopo la cena a Firenze tra Spalletti e Baldini, l'Inter annuncia Spalletti allenatore. Anche lì c'è una cronologia da seguire. Sì, però Mimmo, la cosa che a me non torna è che sta in scadenza di contratto, che bisogno c'ha di exit strategy? Ma per uscirne scadenza di contratto. No, ma per uscirne forse in qualche modo nei confronti di una piazza, di una città, di una società, di un ambiente, non lo so, credo, faccio delle ipotesi. Soltanto quello, perché si è cominciato a parlare del futuro di Spalletti quando ancora la Roma era dentro l'Europa League, dentro la Coppa Italia, il campionato non è mai stata particolarmente vicina al primo posto, però insomma voglio dire. Posso no, penalizzare la Juve ancora? Scusa. Mimmo, ti chiedo scusa perché io credo
che noi ci siamo persi un passaggio, perché mentre almeno io, il post è aperto a qualche interpretazione, quel non potrò più, che vorrà dire, che non vorrà dire, io adesso leggo, e la leggo adesso però, Totti ai compagni durante la cena, mi hanno fatto smettere, vi ringrazio per essermi stati vicini, questo non è più interpretazione. Questo è un, come ti posso dire, è un virgolettato, virgolettato riferito a Francesco Totti, che avrebbe detto durante la cena dell'altra sera. Amico, nel virgolettato avrebbe detto o l'ha detto? No, avrebbe detto, nel senso che io non l'ho scritto, mi fido di chi lo scrive, ma poi l'avrebbe detto. Nel senso che se c'è scritto, però che cosa cambia, scusa Riccardo, tra non potrò più indossare qualcosa e cambia. No. Io lì lo posso interpretare e posso averci ragione o no. Però scusami, dimmi, se lui dice mi hanno fatto smettere o dice non potrò più indossarla, l'abbiamo detto praticamente in diretta l'altra volta che non potrò non più farle, potrò più indossarla perché ho un'età che non me lo consente più, non potrò più indossarla. No, non era quello, No, perché è l'interpretazione che diamo noi. Qui c'è sta un giocatore, quel giocatore lì che dice, chiaramente rivolto, qui non è più interpretazione alla dirigenza, al presidente, mi hanno fatto smettere perché io volevo continuare, cosa che fino a qualche giorno fa non lo so, dovrò decidere, poi vi farò sapere. O poteva dire pure un anno fa, quando ha firmato il contratto, vabbè, su cui c'è scritto. Va benissimo. Ma perché l'ha chiesto per due anni? Scusami. Va benissimo, va benissimo. Credo che in questo momento si possa, come abbiamo fatto mille volte, anche andare a cercare le virgolette, le parole giuste, tutto quello che noi vogliamo. La realtà è che lui, parlo di Francesco Totti, da quello che risulta a me, non è rimasto male del fatto che deve smettere, ma probabilmente di come nell'ultimo anno è stato in qualche modo gestito. Lui probabilmente dal suo punto di vista si aspettava un altro tipo di trattamento per chiudere questa stagione, come sappiamo tutti. Lui stesso, firmando il contratto, sapeva il 7 giugno del 2016 che sarebbe stato l'ultimo anno da calciatore. Probabilmente, io vado un po' a interpretazione, probabilmente si aspettava di vivere quest'ultima stagione in maniera diversa, tutto qua, insomma. Ragazzi, vi stavo per interrompere, infatti. Devo riprendermi la linea. Riccardo, tieni in mente ciò che stavi per chiedere. Mi raccomando, Valentina, mi raccomando, due minuti, non di più. Va bene, Mimmo, va bene, torno subito da voi. Mimmo, rieccoci. Eccoci qua, siamo pronti, qua. Pronti? Ci siamo. Eccoci. Ci siamo. Federico, buongiorno. Ciao Mimmo. Eravamo rimasti con l'ultima considerazione lì sulle parole di Totti. Sì. Beh, insomma, non credo che, a mio giudizio, non sposta più di tanto quella che è comunque la realtà. Poi uno può dare la propria spiegazione. No, ma non è nemmeno una cosa a livello di comunicazione, no. Mimmo. Non è così diverso nemmeno da quello che lui ha scritto nel post su Facebook. Ho cercato di dire questo, nel senso che i suoi riferimenti erano quelli. È chiaro che lui ce l'aveva con chi. Se dice non potrò più indossare, qui qualcuno non potrà più permetterlo, e che soltanto... Non è che glielo impedisce il figlio che fa le altre cose, Pieri? Come sta venendo bene, però piano. No, io guarda, alla signora Totti chiedo solo un'altra cosa, un altro maschio. Per aumentare la probabilità, vero? Però io invece invito Christian. Che spero che non sia all'ascolto, perché magari sta ascoltando. A non leggere il giornale. No. Magari a dire a nonno Enzo, a nonna Fiorella, di fargli comprare tutte le cose belle che stanno uscendo in questi giorni sul padre e metterle da parte, e poi tenerle lì e leggerle, rileggerle quando sarà un pochino più grande, per capire che popò de padre ha e che popò de giocatore è stato il padre. E magari, non lo so, potrebbe essere veramente qualcosa da mettere lì nella stanzetta e andare a vedere le foto, le immagini, i ricordi, le partite, i gol, le battute, le polemiche, fate tutto quello che vi pare, però insomma 25 anni di calcio qualche cosa ci ha dato, no? Quante volte ti ha fatto il son pappia di tua? No, da questo punto di vista io posso solo dire grazie. Se no pare che sei tenuto, no? Glielo dici. Il calciatore non è assolutamente, per me è più forte, forse perché sono romanista, più forte calciatore. Ma sei romanista, sai che lo camuffo bene. Lo camuffi bene, Io non so se essere più debitore sentimentalmente nei suoi confronti.
confronti per i 300 gol, 305, com'era quella volta che ha detto se te ne sei annato non ho pagato abbastanza, com'era io quella volta? Io ho i testimoni. No, me la raccontami di nuovo, dai, era tipo gli anni 97, era l'anno di Zema, era diventato capitano quell'anno. Ah, okay. La Roma vince 1-0 contro il Milan, 99. Gol di Paolo Sergio. 99. Paolo Sergio. Sì. E lui fa delle giocate, una che cosa imbarazzante. Io via me ne vado. Al 71esimo mi sono alzato dalla Montemare, avevo pagato il biglietto 130 o 160 mila lire, non me lo ricordo. Più 160 mi sa, conoscendo i nostri amici. Esatto. E io ho detto anfami a tutti quelli della tribuna, ma che volete vedere di più per 160 mila lire, più di quello che avete visto? Me ne sono andato a casa. Posso dire, fatti raccontare da Piero Torri in tribuna stampa quante volte c'è stato un cronista che dopo un gol dei Totti, una giocata di Totti, ha fatto vabbè io me ne vado, non c'è più niente da vedere. Tante volte è successo, tante volte. È successo. Anche, non solo a Olimpico. Vabbè, il trasferto era più facile però, perché quelli vanno a vedere mai uno così. Però vabbè, insomma, ci ha fatto veramente divertire, eh? Ci ha fatto veramente divertire. Io ma è stato uno scudo, Mimmo, sul quale potersi riparare come romanità, come cosa. Dovresti domani 1-0 con De Totti a Roma seconda? Io mi sento male. Se esistesse sto film, se il calcio fosse davvero una favola, ce la dovrebbe regalare. No, la favola però, scusami Federico, la favola tu l'hai fatta qualche tempo fa, Riccardo, no? Quella al derby che entra, fa due gol e tira lo scarpino in curva, quella, no? Era quella la tua favola? O con Roma, o Roma-Torino o al derby sarebbe stata addirittura proprio. Ricordo che tu l'avevi detto. Io la partita, Mimmo, che ricordo con più impressione di Totti, magari in pochi mi verranno dietro perché tutto sommato la partita che ha significato veramente poco. Campionato l'ultimo con Capello, quell'anno in cui fece 20 gol, giocava praticamente in coppia con Cassano davanti, giocò a Modena, una partita tra l'altro decisa dal suo straordinario gol su punizione. Ma io non ho mai visto, almeno nella Roma, un giocatore vincere letteralmente da solo una partita come fece Totti. Giocò solo lui, la cosa impressionante, giocò lui contro 11 avversari. Sì, però Modena era proprio poca roba. No, capito, però era uno tanta roba. Lui era il più grande calciatore italiano. Quindi per ci mettiamo per a fare i ricordi, poi finiamo più. Io sono pronto. Quelli ho visto, sì. No, ma io sai, l'ho voluta citare questa, Mimmo, perché è una partita, ribadisco, rispetto a tante altre citate, tanti altri gol memorabili suoi. Questa chissà ricorda Modena Lupez. Però io veramente. Ricordo, stavamo là. Esatto, sì. Roma Torino 1-0 gol a Bucci. Segnò un gol su punizione di esterno destro, addirittura quasi all'incrocio opposto, ma al di là di quello era una cosa mezzo quasi io invece un gol di Francesco a cui sono legatissimo e che mi ha dato proprio la certezza, mamma mia, Roma c'è il campione. È il pallonetto a Buffon di sinistro. Totale? Roma Parma, che mi pare 1-1, 2-2. Aia, tu ricordi me quel gol? Ricordo, sì, in corsa di sinistro, dico, questo è un fenomeno. I due gol a Udine con quel furto che ci fecero, che siamo partiti di ricordi? Quando tocca, fra un po' scende la lacrima. Io lo sapevo. Tocca a te, Mimmo. È tosta. Salto perché penso di dimenticare qualche cosa. Io ricordo, faccio una citazione alla Federico, uno di quelli che pochi magari si ricordano o magari non gli danno una grande importanza. Udinese-Roma, lancio di Candelà di esterno destro, lui controlla la palla col destro e col sinistro, l'appoggia subito. Fa doppietta in quella partita. Sì, doppietta, portiere dell'Udinese Frezzolini. Frezzolini. Esattamente. E quello è un gol che tu dici. In tante di queste, visto che la Roma si è divertita, penso che si è divertito Davide Rossi, Ricca, a Nangiro per tutto il mondo, a Fabega. Ti posso dire una cosa, Mimmi? Ci rimanete male se già c'avevo tutta qua roba? Che ci rimane male se c'avevo pure io? Non fa niente, però vabbè, adesso mettete l'anima in pace. Del Piero dice una cosa. Cioè, quando tu vedi che uno fa una giocata da fenomeno e poi la rifà, capisci che non è un fatto episodico e che comunque è un fenomeno. E comunque è qualcosa che è al di sopra della media, assolutamente, capito?
E quindi c'è una descrizione, un racconto anche molto bello di Pier Francesco Favino, che racconta perché, spiega alle figlie che cosa aveva praticamente caratterizzato Totti e che cosa i tifosi romanisti o della Roma avevano evinto nel momento in cui c'è, che cosa potesse fare il pallone attraverso la carezza di quei piedi là. Abbiamo sempre evinto poco noi, però sì, in questo caso. Adesso però, visto che si stanno a sbizzare un po' tutti, un po' tanti, anche un po' troppi, però, nello scrivere Francesco Totti, come sempre qualcuno c'entra. Vabbè, poco Salvini, no, è sempre stato da Roma. Salvini è sempre stato da Roma. Io mi ricordo un trasferto con Vittorio Trenta, la Mortadella, seconda delle trasferte che andavamo a Roma, ovviamente. Sì, vabbè, comunque è pure Mortadella. Sì, lo so. Che è successo? Niente, ci ha fatte conto. Invece da sirena oggi c'è la voce di Cipollone, da Cipollone. Amì, famo una canzone, fatte conto che la luce si spegnò. Io te l'ho detto, tu con Bambacione se la mettevi come te dicevo io, perché io nel senso è vero, tu annientavi Rovazzi, te facevi, forse Roma abbassa la Lazio, tu te facevi un fiduli altro che con Gianni Morandi. Vai, mo te fa un gruzzoletto, amico, da Namorini infradito, prima che arriva la maledizione di ma fai a fatte conto, per favore. Fatte conto. Ci sentiamo un lunedì, abbraccio. Sempre se ci vuole. A Mimmo, ma lunedì ci siete? Non lo so, dipende anche da voi, volendo, insomma. Grazie Pier, grazie Riccardo, grazie a tutti. Ciao Mimmo.